Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'ingresso del giardino dei frati minori cappuccini. Ecco, ci stiamo percorrendo il piccolo vialetto che ci porta alla porta del convento oggi, perché vogliamo, attraverso questo testo, Padre Pio tra sandali e cappuccio, e ne approfittiamo anche per ricordare Angelo Maria Mischitelli, che ha scritto tanti libri su Padre Pio, e oggi possiamo dire che con lui in cielo, con Padre Pio, chissà quante altre storie starà raccontando. È proprio lui che ci racconta, attraverso questo testo che ha raccolto tante testimonianze e aneddoti di Padre Pellegrino Funicelli, attraverso questo testo, ci racconta quello che accadeva qui fuori. In tanti spesso chiedete qual era il rapporto di Padre Pio con gli animali. Era un bellissimo rapporto. Come figlio di San Francesco, lo stesso Padre Pio amava gli animali. Proprio qui, in convento, in giardino, c'era un cane che faceva da guardia al convento, soprattutto la notte. Racconta Padre Pellegrino che era incatenato vicino alla masseria, sporco, ma ben piazzato e nel suo genere bello solo per rotondità di forme e non per snellezza di linea, incapace di indifferenza, ma capace solo o di odio o di amore. Come tutti i cani costretti alla catena, cominciò ad abbaiare furiosamente verso di me, racconta Padre Pellegrino. Guardandolo però, Padre Pio, era insieme, si domandò: chissà per chi abbaia questo povero cane, per me o per te? Rivolgendosi a Padre Pellegrino. Io credo, dice Padre Pio, che abbai per tutti e due, contro di me perché sto perdendo tempo dietro di te, ironicamente con Padre Pellegrino, e contro di te perché certe cose non vuoi proprio capirle. E allora risi con lui, scrive Padre Pellegrino. Il cane si accovacciò ringhioso e quando sentì la voce di Padre Pio, che scherzando diceva «Perché ci guardi in cagnesco?», si rilassò totalmente, che addirittura parve addormentarsi come per ipnosi. «Non me ne meravigliai», racconta Padre Pellegrino, «perché sapevo che quel povero animale, tra i suoi pochi amici, che erano poi solo quelli incaricati di portargli da mangiare, contava eccezionalmente anche lo stesso Padre Pio, il quale non gli dava mai niente da mangiare. E nel cuore della notte, sciolto dalla catena, quando per una distrazione di Fra Corrado, proprio la porta dell'orto, la stessa porta che abbiamo fatto insieme ora, rimaneva aperta, lui saliva nel corridoio e senza nessuna premura, con un passo deciso e cadenzato, andava fino alla cella di Padre Pio. Ne raschiava l'uscio con le zampe anteriori e solo dopo che Padre Pio aveva aperto e lo aveva accarezzato, tornava indietro, silenziosamente e soddisfatto. Poi scompariva nell'orto. La notte, dice Padre Pellegrino, in cui io assistetti a questa scena, il cane, per fortuna indifferente, forse sprezzante nei miei confronti, mi trascurò. Era tutto intento a salutare l'amico del cuore, il suo caro Padre Pio.